Buongiorno a tutti, siamo arrivati alla conclusione del libro di Isaia. Oggi vediamo la visione escatologica conclusiva che come vedremo dagli elementi comprende sia ehm, l'esito conclusivo della storia umana, cioè il ritorno dell'Israele redento, e però anche la escatologia finale, nuovi cieli e terra nuova, non si può sbagliare, lo sfondo è il regno futuro. Abbiamo già visto questa espressione diverse volte in Isaia, specialmente negli ultimi capitoli. Ecco, cominciamo l'analisi, l'esegesi del testo, leggiamo i versetti 18-19. Per le loro opere e i loro propositi viene per me il momento di radunare tutte le genti e tutte le lingue. Essi verranno e vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno e da essi invierò scampati alle genti di Tarsis, Pul, Lud che, ten, che tendono l'arco, Tubal e Grecia alle isole lontane che non hanno conosciuto il mio nome e non hanno visto la mia gloria. Essi proclameranno la mia gloria alle genti. Ecco, io ho ripetuto il, il versetto 18 anche se... Così il nostro calendario lo divideva nei due mistichi: 18A e 18B, perché mh, per dividerli bisogna, come ho detto l'altra volta, eh, espungere un pronome. Questo dal mio punto di vista non è possibile. Come dice la, la critica testuale: l'exio difficilior fa prestat facili. Cioè la lezione più difficile è quella da preferire e io ho tenuto il pronome. Ecco, sarebbe così, eh, ma io, Puntini, per le loro opere, i loro propositi, viene il momento di rannonare tutte le gente. Io ho spostato eh, il pronome qui. Ma sarebbe all'inizio della frase. Si, si chiama anacoluto oppure casus pendens in termini tecnici, scusate, se entro in, questi, in queste digressioni molto tecniche, però eh, devo dirlo, sono artifici retorici che troviamo in tutta la Bibbia, nell'ebraico, ecco, ma anche nel Nuovo Testamento. Casus pendes vuol dire un'espressione un che rimane pendente, ma io ecco, inizia puntini puntini, poi prosegue e, e bisogna lasciarlo così, anche se è una difficoltà e non si può espungere un, un, un pronome, ecco, non si può. Eh, tirare via un elemento di un testo per rendere più facili le cose. Bisogna tenere insieme tutto il testo e come il manoscritto ce l'ha tramandato. E cominciamo l'esegesi, è una risposta agli empi, che abbiamo visto nella pericope precedente, dice, Dio dice, va bene, per, il loro propo, per le loro proposte, opere e i loro propositi adesso è venuto il, mento, il momento di, della vendetta, della vendetta di Dio. <ride> sì, bisogna parlare in questi termini. Abbiamo visto che i, i concetti di giudizio e vendetta l'abbiamo già visto nel libro di Isaia e non possiamo considerarli con che categorie umane la vendetta del Signore anch'essa è positiva come come anche il giudizio eh, perché Dio, Dio ama, corregge, sferza eh. e la vendetta di Dio in che cosa consiste ecco come vendetta è radunare tutte le genti e tutte le lingue eh, essi, essi verranno e vedranno la mia gloria. La vendetta di Dio è, è contro l'idolatria, è, è contro la malvasità. E allora per, per vendicarsi della malvasità e dell'idolatria, Dio ha questo piano su tutta l'umanità di raccogliere tutte le genti nel nome di Yahweh del Dio creatore. E, e questa è una promessa, ecco, dobbiamo sempre, sempre eh, considerare come anche il Nuovo Testamento ha interpretato questi testi, c'è il ritorno dell'Israele redento prima della fine della storia, ne ho già parlato, ce lo spiega San Paolo che leggeva Isaia in questo modo. E questa è la, la, la interpretazione, non ci sono altre interpretazioni. Il Nuovo Testamento, noi dobbiamo seguire i nostri maestri, che sono Gesù e gli Apostoli e San Paolo. Poi dice, io porrò in essi un segno e da essi invierò scampati che cos'è il segno ott ecco sono le persone segnate dal signore eh, che, ah, su cui eh, su cui dio ha posto il suo sigillo come dice gesù nel vangelo di giovanni e poi da queste, da queste genti dice eh, prenderà degli scampati eh, e li invierà ai paesi lontani. Guardiamo questa parola scampati: che cosa vuol dire? Sono gli scampati, fuggitivi, superstiti, coloro che hanno avuto salva la vita. Leggiamo un passaggio dove troviamo questo termine. Ma uno degli scampati venne a informare Abramo, l'ebreo, che abitava alle querce di Mambre. Genesi 14:13. Ma in questo caso si tratta di pagani redenti che fuggono dalle nazioni che amano la guerra, ci dice il testo, che tendono l'arco, vuol dire paesi guerrieri dove non c'è la pace ancora, non c'è ancora la pace di Dio. Eh, lo vediamo al versetto 9 scusate al versetto 19 eh, dice pull lud che tendono l'arco questo non lo traduce nessuno io non riesco a capire moschei keshet vuol dire che tengono ten, ten, ten l'arco eh, sono eh, paesi pagani che amano la guerra Quel ecco, paganesimo porta alla violenza e alla guerra. E allora eh, questi sono gente che scappa da quei luoghi perché si sono convertiti e vanno ad annunciare, come abbiamo visto qua, la gloria di Dio. La gloria di Dio cosa vuol dire? Il Vangelo, il racconto della vita del Signore. E della sua resurrezione della sua vittoria finale e questi paesi sono paesi molto lontani dalla terra santa tarsis era era eh, considerata l'estremità della terra perché al di là c'era l'oceano che ne nessuno poteva attraversare poi anche Pull e Lud sono paesi lontani, poi c'è la Grecia che invece è un po' più vicino, però poi ci sono le isole lontane e queste le abbiamo viste tante, le abbiamo, le abbiamo viste tante volte, in Isaia indica quei paesi lontanissimi a cui non è possibile arrivare, però ecco, allora ehm, c'è questo disegno di Dio, il piano di Dio... È una progressiva manifestazione eh, di Dio a tutte le genti finché non entrino tutte le genti e alla fine Israele. Questo è il progetto di Dio. Quando il Vangelo, non vuol dire che tutti si convertiranno, però vuol dire che il Vangelo avrà finito la sua corsa eh, su tutta la terra. E infatti dice le isole lontane che non hanno conosciuto il mio nome. Ecco, anche questi lontani verranno alla conoscenza di Dio. E ancora dice non hanno visto la mia gloria. Essi, allora, dice, qua chi sono essi? Sono gli scampati, come abbiamo visto che vengono dalle genti, sono quelli che scappano i cristiani sono sempre scappati in, in tutta la storia della Chiesa perché erano perseguitati e perché non gradivano ecco, eh, la, eh, non gradivano eh, avere su di loro dei, eh, dei regnanti, ecco che. Che facevano guerre, ingiustizie, bagni di sangue, eccetera, e quindi scappavano. Allora essi proclameranno la mia gloria alle gente. Questa è la storia della Chiesa, detta in un versetto. E sono tutti missionari che vanno nel mondo a predicare il Vangelo e a predicare la salvezza. Ecco, poi c'è l'Israele redento, al versetto 20 e 21, leggiamo, ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta a Yahvé, su cavalli, su carri, su carrozze coperte e con danze, al mio santo monte di Gerusalemme, ha detto Yahvé, nel modo con cui i figli di Israele portano l'offerta su vasi puri nella casa di Yahvé. Anche tra essi mi prenderò sacerdoti e leviti, ha detto il Signore. Ecco, cerchiamo di spiegare. Qui si tratta del ritorno di Israele. Questi scampati ricondurranno alla fine dei tempi, alla fine della storia umana, completeranno eh, l'esito finale della storia eh, voluto da Dio. I fratelli eh, sono gli ebrei, eh, perché eh, l'oracolo sta parlando sempre al popolo di Israele, che, eh, che erano in diaspora e ritorneranno a Gerusalemme accompagnati festosamente eh, da tutte le genti che metteranno a disposizione, a disposizione cavalli carri carrozze poco e poi dice condanze vediamo queste due note che io ho tradotto così poi fate un fermo immagine ecco qui eh, il termine sav vuol dire eh, carrozza coperta eh, voi potete vedere la stessa e glot sav la stessa espressione in numeri 7-3 nell'ebraico però mi dispiace invece l'altro termine che vediamo qui car carà che traducono dal termine car che vuol dire tante cose vuol dire il campo fiorito vuol dire l'agnello eccetera però eh, più probabilmente siccome c'è un raddoppiamento, eh, è preferibile interpretare il sostantivo in forma raddoppiata dalla radice Carrar e non dal sostantivo car, cioè alla danza. Vedete che adesso fate un fermo immagine, poi chi può eh, chi può lo, lo guarda, chissà un po' l'ebraico, Vedete che ritroviamo, guardate questo termine, carcarà, lo ritroviamo qua più o meno, dalla radice, come ho detto, carrar. E, e sono le danze. Eh, leggiamo questo testo in italiano, 2 Samuele 6:16, dice, il re Davide saltava e danzava davanti a Yahvé, 2 Samuele 6:13. Ecco, il ritorno dell'Israele Redento è accompagnato festosamente dalle genti. È uno dei temi centrali dell'ultima parte del libro di Isaia. E rimaniamo quindi nel tema eh, generale di questa conclusione eh, del nostro libro. E, e vedete che riconducono... I figli di Israele al Monte Santo di Gerusalemme ha detto Yahvé, sono tutte parole di Yahvé, sono le promesse di Yahvé, gli oracoli di Yahvé. Ecco, allora rileggiamo un attimo San Paolo che ci spiega bene questo momento storico, eh, escatologico, però prima della fine. Dice, non voglio infatti che ignorate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi. L'indurimento di una parte di Israele è in atto fino a che saranno entrate tutte le genti, vedete? Allora tutto Israele sarà salvato come sta scritto. Da Sion uscirà un liberatore, Cristo. Egli toglierà le impietà di Giacobbe, la salvezza di Cristo che è la remissione dei peccati. Sarà questa la mia alleanza con loro quando distruggerò i loro peccati. Non si può sbagliare. Romani 11, 25, 27. E come lo faranno? Come, come accompagneranno i figli di Israele eh, a Gerusalemme? Eh, Israele ritorna a Gerusalemme accompagnata dalle genti, l'abbiamo visto già al capitolo 60, si comincia a parlare di questa fase finale della storia dell'umanità, però lo faranno con un cerimoniale religioso e gioioso insieme perché il piano di Dio è giunto al suo compimento. E infatti dice nel modo con cui i figli di Israele portano l'offerta su vasi puri nella casa di Giove, cioè questo ritorno di Israele nella terra sarà, eh, sarà eh, una celebrazione di Dio eh, che finalmente eh, il suo piano è andato a effetto, cioè il piano di Dio di radunare a sé tutte le genti, quindi è quasi descritto come un atto cultuale. Eh, I figli di Is Israele portavano l'offerta eh, su vasi puri con, con timore e tremore, però anche con grande gioia. Era il servizio al tempio il servizio alla casa di dio e poi dice anche tra essi mi prenderò sacerdoti e leviti ha detto yahvé e questo è inaudito <ride> erano solo i leviti che si occupavano dei vasi sacri delle offerte del culto dei sacrifici invece qui sacerdoti e leviti saranno anche i eh, i redenti di Yahweh venuti dal paganesimo. Questo è inaudito. <ride> eh, se rimaniamo nell'Antico Testamento è inaudito, non può essere altro che riferito ai tempi futuri, come ho già detto sopra tante volte, alla conclusione ehm, del piano di Dio su tutte le genti. Ecco, poi leggiamo gli ultimi versetti: Dice, sì, come i nuovi cieli e la nuova terra che io faccio, durano per sempre davanti a me. Oracolo del Signore: Così dureranno la vostra stirpe e il vostro nome. Avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato, ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me. Ha detto Yahvé: Uscendo, vedranno i cadaveri degli uomini che a me si sono ribellati, poiché il loro verme non morirà, il loro fuoco non si estinguerà, e saranno in orrore a ogni carne. Questo è il giudizio finale. Innanzitutto, eh, si è a, a questo punto all'escatologia ultima cioè il Regno Futuro, il Regno Eterno. E come dice anche San Pietro, come dice anche il Salmo 102, eh, ci sono nuovi cieli e nuova terra. Cre Dio crea un'altra cosa. E, e questo ci proietta appunto al Regno Futuro, che dice Yahweh, io faccio. E come i cieli che rimangono e durano davanti a Dio sempre, perché i cieli e la terra eh, nuovi soprattutto non verranno mai meno, eh, eh, in questo modo avverrà che la stirpe e anche il nome dei redenti di Yahweh sia di Israele sia i gentili, questo nome sarà un nome eterno. E qui siamo nel regno di Dio. E, e poi, vi spiega il, il culto eh, del regno futuro, del regno eterno, eh, e lo racconta Isaia con le categorie cultuali eh, del suo tempo, del tempo di Isaia. Ecco, ehm, di, di Novilunio in Novilunio, ecco, ehm, perché i mesi, sarebbe di mese in mese, ma gli ebrei ehm, calcolavano i mesi ehm, perché avevano un calendario lunare, cioè contavano i mesi secondo la luna nuova e festeggiavano il Novilunio. Come dice il Salmo 81, versetto 4, dice «Suonate lo shofar nel Novilunio» nel plenilunio giorno della nostra festa e poi anche i sabati ogni sabato eh, si va alla casa di dio eh, ci racconta così Isaia e cioè ci sarà una, eh, un, un rapporto personale di tutti con Yahweh e anche una, un culto tutto nuovo e, e come ho detto prima, eh, Isaia ce lo racconta con le sue categorie del suo tempo, ecco, ma sarà tutto nuovo, come ci dice l'Apocalisse. Poi l'Apocalisse si dice, e anche Isaia ce lo dice, che non ci sarà più il Tempio perché Dio e l'agnello saranno, eh, saranno il Tempio. Eh, Sostituiranno il tempio. Cioè, cosa vuol dire se non c'è più la casa di Israele dove nella cella più santa poteva entrare anticamente solo il Salmo sacerdote una volta all'anno? E qui invece c'è una frequenza alla casa del Signore, e il tempio non c'è più perché c'è Dio stesso. E ci sarà una, lo vedremo. E... E Dio Padre avrà un rapporto personale con ognuno di noi, il Tempio e Dio. Finalmente, vediamo quello che, eh, che non è neanche al più la casa di Dio, ma Dio stesso. Ecco. E, e quindi, al versetto 23, vediamo l'esito finale. Dei redenti, degli eletti e dei figli di Dio, e al 24, però, c'è il giudizio. Eh, Uscendo, vedranno i cadaveri degli uomini che a me si sono ribellati. I cadaveri, dice eh, perché cadaveri? Io credo che sia una metafora, come interpretava San Francesco, della morte seconda. La, la prima morte è quella del corpo, la morte seconda è quella dell'anima, della dannazione e quindi li chiama cadaveri. Questi, questi termini vengono ripresi anche dai Vangeli. È Gesù stesso che li riprende. Proprio il termine cadavere. Leggiamo questo testo, Luca 17, 34, 37. Vi dico, in quella notte due si troveranno in un letto, l'uno verrà preso e l'altro lasciato. Due donne staranno a macinare nello stesso luogo, l'una verrà presa e l'altra lasciata. Allora i discepoli gli chiesero, dove Signore? Ed egli disse loro dove sarà il cadavere là si raduneranno anche gli avvoltoi. Ecco, il cadavere sono quelli che muoiono della morte seconda. Come dice San Francesco, la morte dell'anima e gli avvoltoi sono gli angeli di Satana che ne fanno bottino. E, ed è l'immagine del giudizio finale, molto severa, è eh, anche nel Vangelo, e forse è ancora più severa nel Vangelo che non qui, i termini sono molto più severi nel Vangelo. Gli avvoltoi sono quelli che si, si, si nutrono di cadaveri oppure le aquile, ecco, alcuni traducono diversamente, ma il senso è sempre lo stesso. E ci, parla, ci parla proprio di una morte, eh, Isaia. Ecco. E poi dice, il loro verme non morirà, il loro fuoco non si estinguerà e saranno in orrore. A, a ogni carne, cioè a tutti, io ho tradotto letteralmente: ogni, vuol di, vuol di, ogni carne vuol dire ogni uomo fatto di carne. E, e che cos'è il verme che non muore? Il verme che non muore, eh, lo vedremo negli spunti: indica la corruzione, e il fuoco brucia finché trova corruzione. Il fuoco divino, quello che è stato preparato, come dice il Signore, per Satana e per i suoi angeli, sono convolti anche i ribelli, in questo caso. Quelli che si sono ribellati a me, dice Dio, e saranno in orrore ad ogni carne. In un altro passaggio nel Nuovo Testamento si parla di vergogna eterna. Sono dei moniti molto severi, ecco, l'inferno c'è. Ecco, comunque eh, cercherò di ampliare questo tema eh, negli spunti: due brevi spunti. Eh, voglio ritornare a questo fatto perché Isaia eh, disse delle cose inaudite per il suo tempo. Ebrei gentili sono accomunati in questo viaggio a gerusalemme ne ho già parlato però è una cosa rivoluzionaria per quel tempo otto secoli prima di cristo perché era proprio proibito eh, frequentare i pagani, I gli ebrei non potevano frequentare i, pa i pagani, dovevano stare lontani. Ricordiamo ad esempio, nei Vangeli, che i farisei non entrano nel pretorio per assistere all'interrogatorio eh, del procuratore e si tengono fuori per non contaminarsi, anche solo toccare col piede un pavimento pagano. Oppure il Vangelo ci dice anche che non passavano dalla Samaria, che era un territorio ritenuto pagano, per non contaminarsi, facevano il giro dalla valle del Giordano per andare al nord. E questo, allora come, come fa Isaia a dirci queste cose inaudite, mai sentite? Ecco, ce lo dice perché ha avuto un oracolo di Dio è una visione eh, fino all'escatologia eh, e, e vede le cose future. Come ho detto tante volte, eh, al primo versetto del nostro libro di Isaia si dice «Visione di Isaia, figlio di Amos. Nessun uomo avrebbe potuto dire queste cose otto secoli prima di Cristo se non un, un veggente a cui Dio ha rivelato, il futuro, il piano futuro di Dio, eh, che comprende in questo racconto di oggi l'escatologia prima della fine, e invece anche l'escatologia dopo la fine della storia dell'umanità, cioè il regno futuro, il regno eterno. E guardate che anche la Chiesa, prima di mh, volgersi al mondo pagano eh, ci sono stati tanti problemi hanno dovuto fare un concilio eh, credo al capitolo 15 degli atti degli apostoli poi ci fu il fatto di cornelio di questo eh, centurione romano eh, quindi pagano che però era eh, adorava il dio di israele eh, che ebbe una visione eh, e pietro eh, viene mandato in casa di Cornelio. Dopo Pietro sarà criticato perché era entrato nella casa di un pagano. Eh, vedete come era chiuso l'israele antico? E qui invece Isaia ci dà uno squarcio eh, sul futuro, incredibile. E... E poi c'è la lettera agli Efesini di San Paolo che è stata scritta proprio per dire queste cose. Il tema centrale della, della lettera degli Efesini è che Cristo dei due, cioè degli ebrei e dei gentili, ha fatto un unico popolo, ha fatto la pace. E gli apostoli ne hanno capito subito. E perché il Signore gliel'aveva mostrato in, in diversi modi, San Paolo per primo, ma anche Pietro con l'episodio di Cornelio. Dopo, su, dopo questi fatti la, la Chiesa si sposta ad Antiochia di Siria eh, durante la persecuzione, dopo la morte di, di Stefano e là questi anonimi cristiani cominciano a diffondere la dottrina del Vangelo e si crea una comunità di pagani venuti dal, venuti dal, dal paganesimo e dopo eh, eh, la comunità cristiana di Gerusalemme manderà pa Barnaba a, a vedere che cosa succedeva ad Antiochia fu una grande sorpresa e da lì iniziò il viaggio degli apostoli verso le genti, i predicatori itineranti che percorreranno tutto il mondo allora conosciuto per diffondere a tutte le genti la parola di Dio, il Vangelo in questo caso. Si ha solo con Cristo questa apertura. Prima era tutto chiuso, non si poteva, era proibito frequentare i pagani. Il secondo spunto volevo parlare della, della corruzione che viene eh, eh, tratteggiata eh, con eh, il verme oppure i vermi. Eh, la carne decomposta si riempie di vermi. Allora, eh, eh, Isaia, ma anche gli Atti degli Apostoli. Ci, ci danno questa immagine della corruzione, ecco, noi non vediamo, vediamo degli uomini malvagi, sappiamo che sono, sono corrotti, ma non vediamo i vermi, però è un'immagine: un ecco, come la carne, eh, la carne morta eh, si corrompe e, e manda fuori i vermi, e così succederà anche al giudizio finale. Cioè, eh, questo, questo verme che non, che non muore indica eh, una, un traviamento, una corruzione eh, spirituale eh, che non conosce conversione. E quindi il fuoco continua a bruciare, il fuoco eterno lo chiama Gesù stesso. Questa è la sorte dei dannati. Ecco, possiamo prendere un testo a, a supporto di quello che dico, gli Atti degli Apostoli, capitolo 12, versetti 21-23, eh, che parla di Erode. Ecco, nel giorno fissato Erode, vestito dal manto, del manto regale seduto sul podio, tenne loro un discorso, cioè al popolo. Il popolo acclamava, parola di un Dio e non di un uomo, dicevano. Ma improvvisamente un angelo del Signore lo colpì perché non aveva dato gloria a Dio e, roso dai vermi, spirò. Atti degli Apostoli, capitolo 12, versetti 21-23. Vedete che abbiamo la stessa immagine anche nel Nuovo Testamento. Mentre Isaia dice il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. E qui si deve parlare per noi della corruzione dei costumi e anche della mente. Quando l'uomo si abitua al male e non rigetta più il male, smette di, di rigettare il male e si si dona completamente all'iniquità eh, gettandosi inconsapevolmente nelle braccia di Satana. Quando c'è la, corru la corruzione della mente, ecco, c'è anche, ci sarà la corruzione anche del corpo. Eh, no, noi non la vediamo. Però eh, Gesù, la morte seconda, quando parla della morte seconda, cioè la morte dell'anima, come dice San Francesco, parla ehm, di cadaveri. È, è un'immagine, ma eh, noi non vediamo qual è eh, la situazione dell'anima degli altri, tante volte non sappiamo neanche vedere quella. Eh, la situazione della nostra perché non ci mettiamo mai in discussione, non facciamo mai eh, introspezione, guardarci dentro, vedere se abbiamo fatto qualcosa di male o di bene. Ecco, eh, questo oblio è un oblio che porta alla rovina. Ecco, bisogna sempre mettersi in discussione perché di peccati se ne possono fare tantissimi anche in una giornata. Possono essere piccoli, ma possono essere anche grandi. E quindi, eh, per evitare la deriva della corruzione, ecco, bisogna, bisogna chiedere la grazia di Dio, lo Spirito Santo, però poi anche eh, bisogna avere una frequenza assidua eh, alla parola di Dio perché la parola di Dio è luce e ci fa vedere i nostri difetti perché dobbiamo cambiare in questa vita eh. alla fine non ci sarà più tempo al momento della morte se non ci siamo convertiti eh, dopo il tempo scade eh, e se rimaniamo corrotti e siamo, se siamo trovati Corrotti nel momento della morte, ecco poi eh, ci tocca eh, essere dati in mano, come abbiamo visto, agli avvoltoi. E, e come si fa? Eh, io ho detto la, la Sacra Scrittura, perché la Sacra Scrittura ci insegna cose bene e cose male. E, e Dio ci vuole correggere quando leggiamo, la, eh, ascoltiamo la Sua parola e lo vuole fare in un modo discreto, a tu per tu, molto meglio che essere corretti e sgridati da altri. Ci dà questa opportunità meravigliosa, eh, però, se noi non leggiamo mai la, la Sacra Scrittura eh, e non preghiamo lo Spirito Santo. Eh, Possiamo essere sopraffatti da Satana, ecco la nostra mente accumula dei pensieri che non sono solo nostri. Eh, possiamo, essere, possiamo essere coinvolti anche da, eh, da degli attacchi di Satana con dei pensieri sbagliati che ci portano al male, più o meno subdoli però possiamo anche essere ispirati dallo Spirito Santo che ci indica ciò che è bene e ciò che è male e ci guida sul cammino. E guardate che questa dimensione ce l'abbiamo sempre, lo diceva il Papa Emerito, Papa Benedetto, sono le tentazioni ordinarie. Il diavolo non agisce solo con la possessione, che dopo bisogna andare dall'esorcista, questa è la fase finale, diceva il Papa Emerito, ma lo dicevano tutti i padri della Chiesa: il dominio dei pensieri, il discernimento dei pensieri. Gli antichi hanno sempre curato il loro cuore e la loro mente i padri antichi, i monaci, ma anche i laici, ecco il cristianesimo è quello, e cercavano il discernimento, cioè quella luce divina che ti fa capire dove c'è l'inganno, ciò che è bene, ciò che è male. Bisogna partire da lì, è un lavoro enorme che dobbiamo fare in questa vita, come ho detto prima, perché dopo non ci sarà più tempo, come sei trovato così sarai giudicato. E per concludere, per appoggiare quello che dico, soprattutto quando parlo della, della parola di Dio, guardate che Gesù, quelli che non conoscono la parola di Dio e ancora di più quelli che non l'ascoltano, sono definiti morti. Vi leggo questo passaggio. Giovanni... 5:24-25 Dice il Signore: In verità, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio. Ma è passato dalla morte alla vita, cioè chi ascolta la parola e crede in Cristo passa dalla morte alla vita. Prima era un morto, la non conoscenza di Cristo è, è, è la morte dell'anima. Tantissime persone non hanno neanche responsabilità di questo stato in cui si trovano perché nessuno mai gli ha parlato di Cristo. Ma poi ci sono anche quelli che hanno ascoltato e però non credono a Cristo e non mettono in pratica. E Gesù parla del suo ministero con un'immagine, dice in verità, in verità vi dico, è venuto il momento ed è questo, cioè la vita presente, stiamo attenti, in cui i morti, cioè quelli che non conoscevano eh, la parola di Dio, udranno la voce del figlio di Dio, cioè di Cristo, e quelli che l'avranno ascoltata vivranno, quindi... Eh, Leggere o non leggere la parola di Dio, ascoltare o non ascoltare, può voler dire la vita o la morte. Ecco, concludo così questo commento di Isaia. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito. Per me è stato bellissimo perché leggere Isaia sembra di leggere un vangelo. Però ecco mi è costato anche un bel po' di fatica fare un video al giorno, c'è tutta una preparazione molto lunga. Però è un lavoro benedetto perché eh, Isaia è un, è un libro veramente affascinante. Io ringrazio ancora e, e spero che e ci rivedremo prossimamente, eh, spero, con gli atti degli Apostoli. Pace e bene a tutti e buona giornata.